Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti all'interno di questo nuovo video. Oggi parliamo di aggiudicazione dell'immobile. Abbiamo già affrontato in altri video alcuni aspetti per quanto riguarda questo argomento. Voglio darvi qualche altro chiarimento in merito all'aggiudicazione dell'immobile. Quindi, quando un soggetto partecipa in asta, vince quella che è la gara d'asta, che cosa succede? Quali sono alcuni passaggi molto importanti che saranno utili soprattutto nel momento in cui poi bisognerà andare a fare il saldo prezzo. Vi ricordo che iscrivendovi al canale potete rimanere aggiornati su tutti quelli che sono i nuovi video relativi a questi argomenti. Potete farlo iscrivendovi e attivando la campanella qui sopra per ricevere le notifiche. E se volete lasciate un commento qui sotto il video se avete delle domande e se lasciate un like. Facciamo in modo di che questo video possa arrivare al maggior numero di persone. Innanzitutto voglio chiarire con voi alcuni aspetti molto importanti prima di parlare dell'aggiudicazione. Ovvero, purtroppo, in Italia, in particolar modo, non so per quale motivo, però poi casomai me lo dite all'interno dei commenti, non so per quale motivo, ma molte persone, molti proprietari di casa che hanno un immobile in asta e che in qualche modo vogliono provare a risolvere questa situazione quando ormai è troppo tardi, quindi quando ormai si riceve il pignoramento dell'immobile, o addirittura vogliono fare in modo di vendere la casa per cercare di ricavarci qualcosa, addirittura quando si tratta di questi argomenti, quindi di quando l'immobile va sostanzialmente in asta ed è troppo tardi, così come vi ho detto. In Italia succede qualcosa di particolare. Non sempre, però purtroppo abbiamo una fantasia che sfiora l'inverosimile, ovvero quella di ritrovarsi in una situazione di questo tipo. Quindi si perde la casa perché chiaramente non si è rispettato un determinato contratto che può essere quello del mutuo, e l'italiano alcune volte attiva la fantasia, ovvero. Quello che spesso non si capisce, perché me lo chiedete in tanti, è che quando in realtà una persona, quindi chi accende un mutuo, non paga più le rate del mutuo, in realtà fino a quando non si paga, dal momento in cui si accende il mutuo, fino ai 25 anni, 30 anni, 15 anni, quella che è la somma, quello che è sostanzialmente il contratto di mutuo, fino a quando non si paga l'ultima rata del mutuo, l'immobile non è di loro proprietà. Questo sembrerà qualcosa di sconcertante per qualcuno, ma la realtà è questa. Non si è proprietari di quell'immobile fino a quando non si paga l'ultima rata di mutuo. Fino ad allora la banca è proprietaria dell'immobile. È come se voi fino a quel momento avete pagato un affitto, ma non siete i proprietari. Ora dico a voi non siete perché parlo a coloro che hanno l'immobile pignorato, hanno l'immobile che è finito in asta. Cioè, queste persone devono capire che non sono i proprietari dell'immobile fino a quando non si è saldata l'ultima rata. Quindi pensare di vendere l'immobile quando sull'immobile ormai c'è il gravame di un pignoramento, quando ormai il tribunale, attraverso il CTU o comunque attraverso l'autorizzazione da parte della banca ha messo il pignoramento su quell'immobile, quindi ha messo in vendita in asta l'immobile, non si ha più la facoltà di poter affittare quell'immobile, di poter donare quell'immobile, di poter vendere quell'immobile nella maggior parte dei casi, perché non si ha più, diciamo, voce in capitolo su quella casa. Per quanto qualcuno possa pensare che quella casa sia la propria, non lo è, perché la banca ha ancora la titolarità di quell'immobile, altrimenti non avrebbe potuto fare un pignoramento su quell'immobile. Quindi cerchiamo di chiarire questo aspetto. Se avete delle domande, fatele senza problemi qui all'interno dei commenti. Adesso passiamo all'argomento, all'aggiudicazione. Quando si aggiudica un soggetto un immobile, quindi dopo eventualmente la gara d'asta, avviene quello che è il verbale d'asta che il delegato alla vendita provvede a fare. Cosa ci mette all'interno? Ci mette una serie di dati. Per
per esempio ci mette all'interno le offerte pervenute, la data dell'asta, le cauzioni, ci mette anche il prezzo di aggiudicazione da chi è stato aggiudicato quell'immobile. Quindi viene fatto questo verbale d'asta da parte del delegato alla vendita. A seguito dell'aggiudicazione c'è la comunicazione all'aggiudicatario, ok? Quindi attraverso una comunicazione dove all'interno vengono riportati altri dati. Per esempio viene riportato il prezzo di aggiudicazione, viene riportata la cauzione che è stata data per partecipare a quell'asta e poi viene sostanzialmente riportato il prezzo, il saldo prezzo che dovrà essere poi fatto e entro quale data dovrà essere fatto questo saldo prezzo. Quindi questo verbale viene poi dato all'aggiudicatario e chiaramente poi all'interno viene riportato anche per esempio l'istituto di credito, quindi il creditore, diciamo, presso il quale deve essere poi intestato l'assegno, per esempio del 90% rimanente, se avete dato una cauzione del 10%, presso il quale poi deve essere intestato, perché la cauzione quando si partecipa la si intesta al tribunale generalmente, ma il 90% restante poi deve essere dato, deve essere, diciamo, intestato nei confronti dell'istituto di credito. È chiaro che questo verbale poi chiaramente deve essere firmato sia dal delegato sia dall'aggiudicatario. Per quanto riguarda per esempio il saldo prezzo, quindi il terzo step dopo l'aggiudicazione, il saldo prezzo, come abbiamo detto, verrà indicato all'interno del verbale con i termini, quindi i tempi, con la somma precisa, ma il saldo prezzo poi deve essere versato entro appunto una certa data, quindi può essere che voi abbiate già la liquidità e dopo una settimana già potete versare questa somma, piuttosto che potete affidarvi sicuramente a un mutuo. E all'interno del canale ci sono alcuni video, c'è un video in particolare specifico relativo a questo argomento, quindi come poter comprare un immobile grazie anche a un mutuo, sempre in asta giudiziaria. Quindi potete rifarvi assolutamente in mancanza di liquidità anche ad un mutuo, quindi all'accensione di un mutuo che è correlato sempre alla partecipazione in asta. E ci sono delle banche specifiche per quel determinato bene che un professionista, come per esempio il nostro team, poi vi potrà indicare nel momento in cui poi vi aggiudicate l'immobile. In caso di inadempienza da parte dell'aggiudicatario, quindi che non riuscite a saldare il prezzo entro una certa data prestabilita dal delegato alla vendita, è chiaro che in caso di inadempienza decade l'aggiudicazione, non solo perdete anche la cauzione, per poi l'asta verrà appunto rimessa in vendita in un secondo momento, quindi con una nuova gara. C'è un video specifico all'interno del canale che vi consiglio di andare a guardare, che parla proprio di eventuali inadempienze, che cosa può succedere a chi non salda il prezzo dopo l'aggiudicazione, quindi quali sono poi le varie situazioni che l'aggiudicatario che non salda il prezzo a cosa va incontro sostanzialmente. Quindi ricordatevi due cose importanti: che uno, non si è mai proprietari dell'immobile fino a quando non si finisce di saldare l'ultima rata del mutuo. Quindi chi pensa, chi dice, andiamo a sfatare un piccolo mito, chi dice che si toglie una casa a una persona, quindi chi partecipa all'asta è una cattiva persona, in realtà non è così. Ci sono dei video specifici sempre sul canale che vi consiglio di andare a guardare. Perché dico che non è così? Proprio perché l'immobile in realtà non è ancora di proprietà, quindi uno sta togliendo il tribunale sostanzialmente, tramite quello che in realtà è il proprietario, cioè la banca ancora, sta togliendo l'immobile a una persona che non ha ancora pagato e che in realtà non è ancora il proprietario. E poi seconda cosa, ricordatevi tutti questi passaggi, tutti questi meccanismi di come funziona a seguito dell'aggiudicazione per arrivare fino alla fine in modo corretto, per evitare di perdere poi un'opportunità, eventualmente anche tempo e anche soldi. Come sempre, se avete bisogno di un supporto, di una consulenza o di un aiuto per comprare in asta o per cancellare la vostra massa debitoria, o se conoscete qualcuno che ha problemi di difficoltà a pagare le rate del mutuo e vuole evitare l'asta, come sempre potete contattarci attraverso i link che trovate qui in descrizione, oppure se volete andate sul nostro sito nella sezione contatti e potete scriverci tranquillamente una mail. Io vi invito come sempre a iscrivervi al canale, se avete delle domande fatele qui sotto all'interno dei commenti e ci vediamo al prossimo video.